E bentornati e benvenuti su Go Italia. Siamo tornati con il terzo episodio. For over a century, Germany has been at the epicenter of cutting-edge automotive engineering, building some of the very best sports sedans for three elite performance brands: the BMW M Series, the Audi RS Series, and the Mercedes-Benz AMG division. Each routinely delivers performance numbers once reserved for elite supercars, while surrounding the driver in handcrafted interiors of sublime luxury that's soon to be jettisoned as they're stripped out and built up to the ultimate level of blistering speed and razor-sharp handling. Torniamo su Super Berline. Ok. Prestazioni. Pensamento rapido. Ferma. Ci siamo, dai. Typically known for its year-round great weather, most of Kyalami's rainfall happens during the warmer months, so weather conditions will be monitored closely during the race. Bel sound, mi piace. Vediamo se ce la facciamo. Ci sta.
medie. Siamo quasi. Diamo il massimo per quest'ultimo giro. Siamo su 2.8, tantissimo però. Vai! Perfetto. Sì. Well done. We finished P1.
6, 6,66. Ok, vai. Andiamo. Indianapolis, vai. Indy Grand Prix circuit is almost entirely flat, so always keep your eyes focused far down the track, because passing opportunities will happen in some unexpected places. Io te, facciamo sta cosa folle. Ciao, ciao, gioco male, va. Ma questo momento ciao. No, sto giocando col pad perché ho una postazione racing con col Toastmaster G29, ma non ce la farebbe a reggere questo gioco. Ce la farebbe. Però a breve la devo rifare, per cui prossima devo trovare il tempo. Quindi sto giocando col pad. Risposta più secca. Ma livello simulativo non è proprio eccessivo, quindi si riesce tranquillamente a gestirla col pad. È ovvio che col volante è più divertente e riesci a fare anche tempi migliori. Per il multiplayer sicuramente consiglio giocando con il volante. Partito dal fondo per guadagnare un po' più di soldi, vediamo se c'è una scelta pessima o meno. Possiamo scegliere di partire dove vogliamo, se davanti, dietro, in mezzo, di lato. Quindi cos'è? Scelta un po' discutibile. Facendo la carriera, insomma, la faccio, la faccio online, però la parte multiplayer forse è un po' più divertente, ammesso di avere le macchine per giocarle. Giocarlo, insomma, anche qua. Sblocchiamo un po' di auto. Poi ci facciamo il multiplayer, è anche un po' più competitivo, emozionante, anche se poi le gare durano parecchio perché poi c'è tutta la sessione di prove, aspettare eccetera eccetera, quindi vabbè, però bella multiplayer, non è fatta bene. Prego, prego, tu vuoi dire? Attenzione, forza. Replay per cercare di vedere se riusciamo a farla meglio. Inserimento maledetto. Allora sta Mercedes MG che ci abbiamo davanti. Vediamo i nomi dei piloti, così. Vabbè. Non importa. Vabbè, è stato gradito come Gran Turismo, per esempio, Gran Turismo 7, che è il competitor di questo gioco. O viceversa, quando superiamo le auto ci porta il tipo di modello, l'anno, insomma ci porta delle informazioni quando abbiamo sorpassato, abbiamo sorpassato l'avversario. Qua no, capisco che sarebbe stato copiarlo, però insomma alla fine non avere informazioni sulle auto in pista, aiuto. Vabbè, sono distratto. Non stiamo giocando multiplayer, però dico in generale non abbiamo proprio info sulle auto, non abbiamo informazioni sul tempo, sul giro, l'intertempo, insomma solo informazioni molto molto essenziali.
abbiamo la classifica per esempio con la sinistra in alto, insomma si poteva mettere tranquillamente la classifica in tempo reale, non c'è, insomma così. Non so se faranno qualche aggiornamento, ma non credo che andranno a cambiare il gameplay. Infatti non ho sentito nessuno lamentarsi, mi sembra naturale però andare a fare un paragone con Gran Turismo 7, che lo reputo migliore di questo titolo, purtroppo non di tantissimo ma abbastanza. Infatti se uno dico, insomma, se la gioca, la gioca molto, relativamente è abbastanza capolavoro, ma dal punto di vista, diciamo, certe gestioni. Ah, un buon upgrade rispetto a Motorsport 7, sicuramente, e... ma non hanno stravolto assolutamente nulla. Dobbiamo muoverci un po', siamo ancora in terza posizione, spingere un po' di più non è semplice, la macchina è abbastanza pesantuccia. Però molto scalabile comunque, sia quanto riguarda la simulazione, gli aiuti, insomma un sacco di cose. One more lap. Però è giusto, perché avevo preso l'erba, è giusto, giusto. Ha ragione lui. No, sta cosa l'ho notata, il volume l'ho notata in fase di registrazione, va a spianare completamente il microfono, incredibile. Infatti mi hai ricordato che lo dovevo fare, ringrazio. Andiamo, appena finito sta parte, accetta tutto,
ne ho parecchi di canali. Ciao, benvenuto in Italia. Però non ci posso fare niente, il gioco è proprio così. Un po' troppo scalabile, modulabile, insomma un po' tutto, però vabbè. Sono terribili. Cancello. Mamma mia, vabbè. Proviamo. Yes, ci siamo. Adesso ci godiamo un po' la pista. Pioggia permettendo. Destra.
giriamo lenti, però tu dico sì. Ho sotto un tifone. Giro e mezzo quasi. Pesante. Che c'è un culo pesante. Vai. One more. Finish strong. Dai. Siamo quasi
ultime curve. Inizio da piacevole, adesso è diventato un po' meno. Ma niente, 3 secondi buttati, bene così. Red race infernale. Due curve e vabbè. Siamo, dai! Well done. Accetta tutto, grazie, gentilissimo. Continua. Ultima messa a punto. Conferma, vediamo 6,82. Gran premio di Hakone, non lo so. Non ho idea di come si pronunci. No vabbè, ma sti cazzi, ma...
vabbè. Allora una penalità. Bastardo. Vabbè. Non avevamo fatto per avvantaggiarci, di certo. Regolamento per regolamento. Vai, vai, continuiamo a spingere. Abbiamo tre posizioni. No. Vabbè, andiamo dietro. Secondo te è Simon. Simon, due volte. Attenzione. Un po' possessivo di un secondo qua, non vorrei dire. Giri, abbiamo recuperato. Siamo a 251, insomma. Non benissimo. Ok, ci sta. Questo non è proprio così benevolo.
po' di aderenza, ma vabbè, ci sta pure, la macchina è molto pesante. Tanto di spingere il possibile per recuperare, cioè recuperare anche, insomma, era fare un buon tempo. Giro. Final lap. You got this. Salita qua, attenzione. Sta parte anche in discesa, la salita e poi la discesona, qui ci vado un po' la frenata per chiudere bene. Ok, adesso sì. Punti, voglio dire, insomma, sta parte è andata bene. Ok, abbiamo finito anche questa parte della carriera. Ok, ok, quindi abbiamo fatto prestazioni concrete, spirito sportivo, non spirito libero, super berline,
e ci aspetta prestazioni premium, insomma le ultime due che faremo a breve, ma non adesso. Quindi un saluto a tutti, andiamo in pit stop, un saluto a tutti da Go Italia, ci becchiamo al prossimo episodio sempre qui su, ok, non Gran Turismo, però insomma quasi, siamo quasi a livello di Gran Turismo, il gioco insomma, Forza Motorsport è da prendere, sta sul pass, voglio dire, stiamo a parlare insomma di pochi euro al mese, insomma secondo me se avete una Series X o un PC abbastanza performante è un gioco assolutamente da provare e da giocare. Per il resto un saluto a tutti, ciao.